Ciao carissime, vi va di realizzare le peonie con me? Se volete realizzarle anche voi, seguite questo video tutorial. Materiale occorrente. In genere per fare i fiori utilizzo il cotone, ma per fare la peonia questa volta ho pensato di utilizzare la lana perché così risulta più soffice, più voluminosa, più morbida. Così per realizzarla useremo lana verde e rosa con l'uncinetto numero 3. Per la parte centrale invece questo cotone giallo sfumato. Con questo cotone invece utilizzeremo l'uncinetto 1,75, la pinza, la forbice, l'ago da lana, ferretti per realizzare il gambo e la colla a caldo. Bene, possiamo passare ora al procedimento. Con il cotone giallo sfumato e l'uncinetto 1,75, cominciamo a realizzare il centro del fiore. Facciamo il cappietto e lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. 1 catenella. Entriamo nel cerchio e lavoriamo 20 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sovrapponiamo i punti. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e chiudiamo con una maglia bassissima. Tagliamo il filo, questo qui iniziale, così non ci disturba più. Ora lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo nel punto successivo e chiudiamo con una maglia bassissima. Nuovamente 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Punto successivo. E chiudiamo con una maglia bassissima. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Punto successivo e chiudiamo con una maglia bassissima. E continuiamo così per tutto il giro. Ho concluso il giro, taglio, e faccio il nodino. Ora procediamo con la corolla. Prendiamo la lana rosa e
con l'uncinetto numero 3. Facciamo il cappietto. Lavoriamo 25 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Saltiamo la prima di base ed entriamo in quella successiva e lavoriamo nello stesso punto 2 maglie basse, una e due. Punto successivo, nuovamente 2 maglie basse nello stesso punto. Punto successivo, 2 maglie basse nello stesso punto. 2 maglie basse nello stesso punto e procediamo così, sempre 2 maglie basse nello stesso punto per tutta la riga. Ho ultimato la riga, ora lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giro il lavoro. Nello stesso punto delle catenelle lavoro una maglia alta. Nel punto successivo lavoro 2 maglie alte nello stesso punto. Una e due. Punto successivo 2 maglie alte nello stesso punto. Una e due. Punto successivo, 2 maglie alte nello stesso punto. Una e due. Punto successivo, 2 maglie alte nello stesso punto. Una e due. E procedo così per tutta la riga. Ecco, ho ultimato tutta la riga. Ora lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giro il lavoro. Nello stesso punto lavoro una maglia alta. Poi, sempre nello stesso punto, una maglia alta doppia. Punto successivo, una maglia alta doppia. Punto sempre nello stesso punto, una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nello stesso punto e chiudo con una maglia bassissima. Quindi ho lavorato 3 catenelle e nella stessa maglia una maglia alta e una maglia alta doppia. Punto successivo, una maglia alta doppia, una maglia alta e chiudo tutto con le 3 catenelle. Ripetiamo nel punto successivo. Facciamo le 3 catenelle. Andiamo nel punto qui. Accanto, punto successivo e lavoriamo una maglia alta. Nello stesso punto, una maglia alta doppia. Punto Andiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia alta doppia. Nello stesso punto,
Una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, sempre nello stesso punto, chiudiamo con una maglia bassissima. E ne abbiamo realizzati due. Procediamo con 3 catenelle. Andiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia alta. Sempre nello stesso punto, una maglia alta doppia. Procediamo punto successivo, una maglia alta doppia. E nello stesso punto una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sempre nello stesso punto chiudiamo con una maglia bassissima. E procediamo con questo procedimento per tutta la riga. Sono alla fine della riga. Procediamo ora lavoro alcuni punti bassissimi qui a lato per raggiungere il filo iniziale. Così. Così. Ed ecco qua, mi ritrovo all'inizio. Tiro il filo, lascio un'agugliata e taglio. E ora faccio il nodino. Bene, ora prendo il ferretto e con la pinza lo piego così. Ora riprendo in mano il lavoro, qui è dove ci sono i fili, quindi io vado qui al lato, sulla parte opposta. Nella parte opposta. Vado qui sul primo petalo e infilo qui alla base da una parte e lo faccio uscire dall'altra. Così. Poi prendo la pinza e schiaccio per bene. Così resta bloccato il ferretto dentro nel petalo. E ora comincio a girare, mantenendo sempre la stessa altezza alla base. Giriamo così, possiamo girare bene tutto intorno al ferretto. Tiro un pochino. Infilate filo nel lago. Prendiamo bene in mano il lavoro così e
ora cominciamo a bloccare il tutto con un po' di punti. Ritorno qui al centro. Faccio il passare qui sul centro del davanti. Così. Inserisco nuovamente e faccio passare sotto. A questo punto posso fare il nodo con i due fili. Così. Così. E ora sistemo bene i petali, tutta la corolla. Ora prendo la parte centrale del fiore e gli metto un po' di colla a caldo. Così. La metto bene qui al centro. Schiaccio bene, così entra bene in profondità dei petali. Dobbiamo passare alla realizzazione dei sepali. Da applicare qui sotto al fiore. Prendiamo la lana verde e sempre l'uncinetto numero 3. Facciamo il cappietto e lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. 3 catenelle, 2 e 3. Nel cerchio dobbiamo lavorare in tutto 12 maglie alte. La prima è sostituita dalle 3 catenelle, quindi lavoriamo le altre 11. Partiamo. Seconda maglia alta. Terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona. Decima, ultime due, undicesima e dodicesima. In tutto 12. Tiro leggermente il filo, ma non troppo perché il buchino deve restare perché poi dobbiamo inserirci dentro il ferretto. Quindi ora chiudo con una maglia bassissima. Ora lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Salto la prima, entro nella seconda e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, una maglia bassa. Punto successivo, una mezza maglia alta. Punti successivi, altre due maglie alte. E abbiamo così in tutto 5 punti. Ecco, ora facciamo un punto in più e andiamo a farlo qui nel cerchio, proprio qui dove abbiamo cominciato a realizzare le catenelle. Quindi faccio una maglia alta. Così in totale ho 6 punti. 5 sulle catenelle e il sesto qui nel cerchio. Ora salto una maglia del cerchio, entro in quella successiva e chiudo con una maglia bassissima. Nuovamente 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltiamo la prima, entriamo nella seconda. E come abbiamo fatto prima, lavoriamo le due maglie basse, una mezza maglia alta e le due maglie alte, una, due. L'ultima maglia alta, come abbiamo fatto prima, andiamo a farla qui nel cerchio, in modo da ottenere nuovamente 6 punti. Saltiamo un punto di base, andiamo in quello successivo e chiudiamo con una maglia bassissima. E siamo a 2. Ripetiamo insieme. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Salto la prima, entro nella seconda e lavoro la maglia bassa, una seconda maglia bassa, una mezza maglia alta e due maglie alte, una e due. E abbiamo in tutto 5 punti. Andiamo a fare il sesto punto qui nel cerchio, qui dove abbiamo cominciato le catenelle iniziali, e lavoriamo la maglia alta. Saltiamo un punto di base, andiamo in quello successivo e chiudiamo con una maglia bassissima. E siamo a 3, ne dobbiamo realizzare 6. Quindi ora con lo stesso procedimento completiamo tutti i sepali. Ecco fatto. Ho preparato tutti i sepali. Ora taglio il filo e faccio il nodo. Prendo l'ago. Ora faccio passare bene il filo nel lavoro in modo che arrivi qui, in modo da fissarlo qui al centro. Vedete? Tutti e due i fili sono al centro. Poi prendo il fiore, i fili, li arrotolo, così danno più spessore e morbidezza al gambo. Poi prendo i sepali e infilo così e lo porto bene su fino in alto, così. Ecco, così. Ora, se preferite, potete benissimo dargli alcuni punti, sempre con l'ago e il filo.
Ora o lo cucite per fissarlo bene oppure gli mettete un po' di colla. Di qua e un po' anche dall'altra parte. Fatto. Riprendiamo bene tutti i fili. Mettiamo bene qui, bene intorno al ferro. Per finire prendo la guttaperca e la fisso bene qui sotto. E pian piano arrotolo, prendendo sia il ferretto e coprendo bene anche tutti i fili. Ed ecco fatto. La peonia è pronta. Ne ho realizzata una anche così, lilla. E ora possiamo divertirci a realizzarne altre nei vari colori. Ecco il procedimento per realizzare le peonie è così finito. Io ho realizzato questa composizione, insieme ci ho messo queste dahlie, i crisantemi, i video tutorial per realizzare questi fiori li trovate sempre nel mio canale YouTube. In più qui ho messo il fior di pesco, dei nastrini col fiocchetto e questo fiore per decorare il cestino. Se il progetto vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che realizzerò un nuovo video riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia. Al prossimo progetto. Un abbraccio. Ciao.